Buongiorno. WhatsApp Premium sarà a pagamento. In realtà rimane disponibile anche una versione gratis, ma tipo se vuoi collegare fino a 10 dispositivi devi pagare. Può essere però interessante. Shopify Audience. Praticamente Shopify ti crea delle liste che puoi comunicare a Facebook e quant'altro per appunto fare le liste di pubblico. Questa cosa la trovo veramente interessante, da capire quanto sarà efficace, ma la trovo lungimirante. Bidare o non bidare sulle keyword di un brand concorrente? Sembra che questa strategia porti migliori risultati quando il brand è un brand molto famoso o comunque di alta fascia di prezzo. A causa dell'AirTag, che è quell'aggeggino di Apple che ti serve per ritrovare la roba persa, hanno dovuto fare una legge perché la gente lo usava per spiare, lo metteva in borsa e poi sapeva dove eri. LinkedIn News, statistiche e andamento dei contenuti, che fanno sempre tanto piacere. Stipendi a Milano, non ce la si fa, cioè davvero sembra che la vita sia troppo costosa, quindi non si fa pari. Come si vive e si lavora all'estero, che non fa mai male. I dipendenti che fanno personal branding, poi si dimettono, arrecano un danno all'azienda. Vi invito a leggere questo testo perché è un'interessante riflessione. Il primo gelato al cioccolato tracciato tramite blockchain è arrivato. Un'intervista a Luca Olovrap, fatta da Demetrio Orecchio, andate a leggere perché Luca è una persona stramega in gamba. I top manager più seguiti su LinkedIn, ne esce qualche nome che forse uno dice, sai che, meglio se lo seguo anch'io. Le dashboard in PB che elabora le dichiarazioni dei redditi mensili per cap. Wow, che spettacolo! Quindi andare a vedere come è composto il mercato, cioè come è composto le fasce sociali per certi versi di quella città, penso che possa essere interessante. Analisi di mercato e analisi dei competitor con Roberto Serra, Chiara Clemente, Massimo Gioacchino, Stefano De Carlo, cioè praticamente manca il Papa, quindi cioè, va vista di sicuro. Tracciare gli errori 404 in GA4, perché siamo più propensi per fingere al pubblico, Luca Altimani e Marco, da vedere, nel weekend non si lavora, dicono. Partecipate e andate a leggere i dati di questa statistica. Nel weekend mi sa che le percentuali sono parecchio diverse. Come Google comprende i concetti grazie all'AI, e questo è wow, quindi sicuramente da perderci del tempo. Effetto TikTok e Twitch sulle vendite dei libri, fra l'altro è una bellissima rubrica sul tema dei libri, quindi vi consiglio di leggerla. Infine, i mattoni di DNA provengono dai meteoriti, da tanto tempo, no? C'è l'ipotesi della panspermia, cioè che da fuori la Terra sia piovuto sulla Terra qualche cosa che abbia messo il seme della biologia, dell'inizio della vita. Bene, abbiamo trovato dei meteoriti contenenti alcune basi azotate che sono i componenti del DNA. Quindi abbiamo provato la panspermia? No. Però è un indizio interessante che... Perché no? Scusate il video che è molto carino. E buona giornata. Ciao.